Cosa succederà nella mia pancia oggi? Mangerò da Old World West. Saluta. Ciao. Il gatto ha fatto la cacca. Parte il nostro viaggio on the road. Allora, io con la faccio rosso fuoco, con il cappello di Matt, Giuse che fa un video, Crismina, Matt senza cappello. Stiamo andando da Wild West! Da Wild West, no? Da Wild West, sì. Ma quando siamo arrivati c'era una ragazzina che mi guardava. Sì, con la lingua di fuori. Sì, sì. Ma una roba tipo proprio... Ma che? Ma non lo so, si è rimasto male qua. Era allupata? Sì, 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 si è girata un attimino, deve aver visto un attimo di sfuggita a lui, probabilmente ha riconosciuto poi si è girato. Ma... Sì, ma camminava così, guarda. Così. Cioè il corpo andava verso di qua e la faccia così. Così. Signori, questo è il posto migliore in cui fare la spesa. Esselunga di Rivalta, anche se siete di Reggio Calabria. Vi porteranno la spesa a casa. Arrivano. Comunque onestamente non so ancora se questo sarà tipo un video mukbang o un video dove parliamo di quattro panini del Old World West o entrambi, quindi lo scopriremo in corso d'opera, sì. Metti la cazzo di freccia, coglione! Questo sarà nel video, ovviamente. Penso proprio di sì. Old Wild West, lo potete vedere dal tettuccio della fantastica. Avere un mangiare sogno. Qua. Mangiare sopra, non sono mai andata sopra. Vecchio selvaggio ovest. Andiamo, ordiniamo, poi vi diciamo a casa che cosa abbiamo ordinato. Vi spoilerò quello che prenderò io e sarà il pulled chicken. Ciao, siamo sui panda. Siamo, ce l'abbiamo. Va bene, ragazzi. Buon appetito a voi. Grazie, gatto, scusate. Il gatto è bellissimo. Grazie. Polvere è capissimo. Vero, ci sta. Buon appetito. La desolazione, la depressione, la voglia di mangiare, la consolazione, la riuscita della consolazione. Eccomi. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. C'è un po' di roba. Bello carico, mi piace, siamo tornati a fare food vlog e sicuramente starò male. Ma per voi questo è altro. Io ho fame. Ho fame. Tira fuori un panino che l'ho detto. Io credo che abbiamo un chilo e mezzo di patatine. Che non è male. Sai che c'è? Io ho fame. Ma non c'è tempo. Esatto. C'è tempo. Non c'è tempo. Bisogna andare a casa. Presto. I panini andavano portati in salvo. Madonna mia, cos'è la fine del mondo di là? Guarda. Dove? Arriva il tornado di Milano. Madonna. Ma dove? A sinistra. Così poco. Scusa, se guardi di là, a guarda la differenza. Guarda di là, che bello. Guarda di là. A destra c'era tutta la proliferazione del futuro. Ma che parola difficile. A sinistra stava arrivando il temporale. Noi eravamo proprio nel mezzo. Qualcuno sarebbe stato sconfitto da qui a poco. E da lontano si udì una voce. Ma io ho fame! Mettiamo la sirena sopra. Vuoi rianimare quei pomodorini secchi poi? Esco io e faccio Nino! Nino! Guarda quante pazze! Pazza! Allora, prima il chicken barbecue, pulled barbecue chicken extra large plus dell'iperspazio e scappellamento a destra. Chicken barbecue che cos'ha? Allora, abbiamo panino con semi di sesamo, pollo sfilacciato in salsa barbecue, okay. Mix di formaggi, cipolla rossa caramellata, bacon grigliato, maionese, lattuga servito con patate premium fries, salsa barbecue, mi sembra abbastanza pieno comunque. Ma non c'è abbastanza piccolo. Beh, io comunque ho preso un crispy, ma... buonissimo, sì, il mio solito. Sì, crispy senza niente. Questa salsa, raga, fuori di testa. Beh raga, buona. Bene, prendete. No? Buon appetito. Quindi no, questo è il la pulled... di cipolla. Il pulled chicken, quindi. Già arrivato. Sì. Mm. Porca troia. È buono. Buono sì. Però. È gustoso. È proprio marinatissimo. La mia definizione di questo panino è panino ciccioso. Panino unto. Unto e ciccioso. Unto e marinato. Marinato e unto. Marinunto. Marinunto. Il marinunto si chiama. Il problema è che se me ne mangio un intero mi ricoverano per una settimana per dici acidità. Secondo me invece questo patatine. Poi non mangio più niente. Comunque essendo pieno di salsa e marinature varie scende velocissimo. La patatina è con la bucciosa.
Io dico Madonna, le patatine, raga, sono buone queste. Le patatine sono le più buone. Sono le più buone. Sono le più buone. C'è poco da di fare. Tutto, di c'è tutto. Poco da ma fare, poi sono più buone delle fritte. Tutti sì. No, le fritte sono più buone. Poi no, secondo me buone. C'è poco sale. Vero, meglio. Ma di solito ce n'è di più però forse. Vabbè, perché se giro... le intingi nelle salse, comunque il sale se lo prendono. Qua abbiamo il country. Country club. Il country è panino con semi di sesamo, hamburger, formaggio camembert, guanciale nostrano, crema di pomodori secchi, insalata iceberg, cappuccio rosso condito e salsa all wild west. Quindi qua abbiamo il nostro radicchio rosso. Col cappuccio rosso c'è pure il lupo, mica. Il cappuccio rosso mi ispira tantissimo, ma anche il camembert. Il camembert. Buono il camembert, no. Crumble. Io vado matta per il formaggio in generale. Che se non mi sbaglio è quello che ha fatto Sherlock Holmes. Benedict Cumberbatch. Vado? Il mio è solo pollo. Vai. Ah, c'è proprio la salsa rossa sopra. Amore pesca. Oh no, mi è rimasto tutto sì. Lì. Vabbè. Taglio. Ti dirò. Cappuccio rosso. Ti dirò. Cappuccio. Cappuccio rosso. Io sti pomodori non li sento. Ce li siamo dimenticati? Ti dirò, abbastanza anonimo. Sento il formaggio. Concordo. I pomodori sono qua, cioè è sporco di pomodoro. Ne hanno messo uno per quattro. No, dopo un po' arriva, ma è come se... Sembra una patatina alla pizza, se quelle prendi, schiacciata dentro. È un po' come quando finisci la pasta nel piatto, fai così col pane, ci metti una fetta di carne. Okay. Arriva molto di più l'insalata, per dire. A parte che non è cotto neanche benissimo, guarda che io sento il formaggio. È proprio duro, cioè, questo hamburger è proprio duro. Diciamo che se non ci fosse stato quello di prima nettamente di pomodori più buono, secchi non avrebbe cambiato assolutamente niente. Comunque se vi interessa, per chi non mangia le verdure, vi consiglio di prendere un crispy. Me lo faccio però. E mettere del pomodoro, mettere la cotoletta, il bacon, le patatine e la salsa al Wild West. Minchia, ci hai messo le patatine dentro? Certo. Ma sei 3000 IQ. Minchia, adesso che ho dato un morso a questo dopo l'altro, questo ha preso qui 700 punti in più. Questo qual è? Quello di il primo che abbiamo assaggiato. Mangiandolo buono. Dopo l'altro, minchia. È molto più è buono. Migliorato. Ok. Annusa. Madonna mia, che è? Ma sembra la passata di mia nonna. Lo sai la cosa? Non c'è tempo! Non c'è tempo! Non c'è tempo! Cioè, sai una cosa? Non hai schiacciato rec. No, veramente? No, c'è. Minchia, che paura. Sono sbiancato. Minchia, dovevo vomitare i panini. Dovevo vomitare tutti. Terzo panino. Io mi terrei lo smash per ultimo. Perché secondo me è ribs per ultimo. Grazie. Ci può stare. Panino con semi di sesamo, doppio hamburger di carne italiana, salsa con pecorino romano DOP, parmigiano reggiano DOP, guanciale nostrano, lattuga, maionese senapata con pomodori secchi sott'olio. Madonna che bestia questo. No, se ne verrebbe proprio lui, però io già devo iniziare a dire due cose. È secco. La prima è che non c'è un cazzo di pomodoro, perché questo lo vedete, questo è il pomodoro. Cioè, la seconda è che questo non è uno smash burger, questo è un burger surgelato. L'avranno schiacciato un po'. Perché lo vedi dalla forma e non è schiacciato. Lo smash burger si chiama smash perché indovinate un po', viene schiacciato. Ma poi, ma che... Sembra quello del Mac. Da cagare? Sì. Ragazzi, stiamo andando proprio dal migliore al peggiore, secondo me. Abbiamo sbagliato l'ordine. No, questo è penoso. Il pecorino stona tantissimo. Io ho sempre sa di sandalo. Sandalo. Raga, ma chi è che ha messo un sandalo? Non è neanche non lo senti nemmeno. Io avevo Giuse? Il pezzo di pecorino in mezzo. Allora, io non ho il pecorino, ma la cosa che odio di più di un hamburger quando lo metto in bocca è che mi rimane attaccato al palato talmente secco. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ok, questo pezzo c'era il pecorino, in effetti si sente ed è molto buono. Per me non ci sta invece. Per me sì. Però non, ma che cazzo, non è uno smash burger, ma che è? Oh, guarda che 12 euro lo fanno pagare sto coso, eh. Perché è secca? Perché è surgelato. Se fosse un smash burger sarebbe cotta dentro, e cioè cotta fuori e dentro sarebbe quasi il sangue. Se ci fosse un po' del pomodoro che dicono che ci dovrebbe essere, andrebbe. Sì, infatti perché ci hanno dato tutte queste, sto iniziando a capirlo adesso. Perché è l'unico modo per mandarlo giù. Doppio hamburger di carne italiana, fonduta di formaggio con scamorza.
Bacon croccante, salsa texana homemade, fatta con barbecue, ketchup, salsa messicana e curry. Insalata iceberg, pomodoro accompagnato da patate premium fries. Sicuramente è già più succulento. Sì, beh, è morbido, lo sento morbido. Vediamo. Oh, qua il pomodoro si sente, oh, almeno. Yeah. Decisamente. Sa di sugo con le melanzane. Stavo dicendo la stessa cosa, passa la norma. Sì. Voilà. Peccato. No, per me non mi piace. È assurdo, stiamo veramente andando dal migliore al peggiore. Questo è addirittura peggio, secondo me, Io vorrei capire perché gli amici del Wild West mi hanno tolto il French Burger, che è poi il più buono che avevo. Abbiamo il Ritz Burger con... Abbiamo iniziato lo sfidacciato. Panino con semi di sesamo, ribs sfidacciato in salsa barbecue, mix di formaggi, cipolla bianca arrostita, cappuccio rosso condito e lattuga. Vado! Annusa! No, è tipo quell'insalata lì rossa. Ah, che svampore! Perché questa è la botta finale di cipolla. Porca minchia, puttana. C'è solo quello! C'è solo cipolla! No, io questo non lo posso testare. Però lo sento fino a qua. Però guarda le ribsine lì. Minchia, che belle! No, questo è importante. Signor Panino. Questo è importante. Questo potrebbe veramente cambiare. Aver iniziato le cose. Con uno sfilacciato e finire con uno sfilacciato, secondo neanche me. Farlo porta bene. Sì, neanche farlo apposta. Mm. Più buono il primo, però. Certo. Sì. Però ma questo è il secondo più buono. Però anche questo scivola. Il problema è che. Ma questo è un problema. Sono solo di cipolla. Cipolla copre tutto. Sta solo di cipolla. Copre troppo. Io ho avuto culo, non c'è neanche un pezzo. Mi riesco a sentire molto bene le ribs. Io no. Madonna. Che cazzo è? Non mi dire che c'è l'osso. Sì. No, zi. No, veramente. Di che cosa è pollo? Voi mi volete della uccidere. Mi volete uccidere. Questo se me lo ingoio muoio. No, è andata benissimo, diciamo. Ciao, Wild West. Se vuoi pagarci, fai così. Io do il mio verdetto, la cosa più buona sono le salse. Ma un po' deluso, eh? Le patate invece, quelle tipo spesse, sono morbide, a me non piace. Invece quelle minchia sottili così, belle, dure. Sono croccanti, sì. A me piacciono perché sono morbide invece. Ah, sì? A me piacciono. Sono troppo di amido quelle là. Ah, ti faccio la mia classifica. Chicken, vai. Pulled, pork. Però rispetto ai forse il secondo però... smash. Il secondo smash, quello western, Rips, ultimo lo smash. Ah, c'era anche il country, non era male. No, il country è anonimo. Ne manca uno in mezzo, ne sto saltando uno. L'altro smash. L'altro smash, il western secondo, questo terzo, perché poi c'era l'osso, raga, l'osso. L'osso è stata... Erroraccio. Però se mi devo basare solo sui gusti, direi primo chicken, secondo questo, terzo country e poi due smash in ultima posizione completamente, perché non erano smash ed erano overcotti. Poi quando metti doppia carne devi mettere più salsa, sennò mi rimane più salsa, più formaggio, qualcosa. Cioè guarda che è secco, cioè questo è secco, guarda. Oh, giusti giusti, finita batteria. Bene, non chiudere prima che... Ciao, batteria finita.